ci ha accolto a casa sua, nel suo vigneto, perché l'intento è quello di raccontare una storia che ha tanta tradizione alle spalle. Ma sì, penso che uno degli aspetti piacevoli e gradevoli del mondo del vino sia proprio quello di essere prodotto in un territorio o nei territori molto belli, e quindi sono sicuramente la parte più piacevole, diciamo, una delle parti più piacevoli, oltre a quella della degustazione, e quindi la parte gustativa, però quella della visita del territorio di produzione è molto importante, quindi abbiamo dato un peso proprio cercando di renderlo divertente, quindi per consentire una visita anche divertente, piacevole, e apprezzare un po' quelle che sono le nostre bellezze dei Castelli di Jesi, ma di tutto il territorio marchigiano. Ecco, un vino che può diventare davvero leva anche per il turismo e per l'economia del territorio. Beh, credo i fatti lo dimostrano. Credo che la motivazione della visita ai territori dell'enogastronomia sia il secondo motivo della visita, del motivo di ragione di viaggio turistico in Italia. E quindi basta soltanto questo, basterebbe per dire, ma poi le esperienze fatte in altri territori lo dimostrano. Noi siamo un po' all'inizio e quindi abbiamo ancora molto margine di crescita, per cui è sicuramente un aspetto economicamente molto importante per le cantine. Una dote, una qualità del verdicchio in generale, qui ce ne sono anche di tante tipologie, annate, metodi diversi, ma che cos'ha il verdicchio? Beh, credo che ha una grande personalità, che questo oggi è molto importante, non è un bianco banale, è un bianco che ha una personalità che gli consente di distinguersi tra altri, e quindi secondo me questo è il fatto che lo differenzia rispetto a tanti altri vini bianchi, e quindi credo che sia il lato su cui dobbiamo lavorare. Grazie.